Grazie, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo test and tell, infatti facciamo una prova su strada di una tinta labbra che è quella di NYX, la collezione Lingerie, e la mia colorazione è la 06 Push Up. Innanzitutto, prima di partire con il test and tell e di spiegarvi anche un po' di cosa si tratta se non ne avete mai visto uno, volevo scusarmi con voi per i capelli un po' da scimmia scappata dallo zoo, perché non so, ieri erano liscissimi, stamattina mi sono svegliata così, penso che comunque andrò un attimo a piastrarli e c'è la tenda che mi dà fastidio. E nonostante tutto facciamo appunto questa prova su strada. Innanzitutto, quante volte ho detto innanzitutto? Non lo so. Volevo dirvi una cosa a proposito del test and tell, che però magari vi dico dopo, cioè alla fine del video, quando abbiamo un po' più tempo. Ci tengo a dirvi una cosa, se non ve la dirò in questo video, sappiate che vi farò un video a parte in cui vi parlerò di questa cosa, cioè dei video test and tell in generale, perché c'è una cosa appunto che voglio precisare. Comunque, non siamo qui per parlare, ma siamo qui per provare la tinta. In pratica cosa farò? Andrò a provarla per tutta la giornata, almeno per più di metà giornata. Adesso sono le 9:55. Non so se nemmeno si è messa a fuoco. Comunque, fidatevi che sono le 9:55. Io andrò a fare un giro con mia madre o con Matteo, non sono sicura con chi, però andrò in giro. E quindi mangerò dopo pranzo, non so se farò una cosa, comunque vedremo. Comunque sì, la terrò fino a oggi pomeriggio presto, oppure nel pomeriggio un po' più verso il tardi. Comunque, questa è una tinta labbra nude. Sono tutte molto nude quelle di Lingerie, la maggior parte, poi ci sono alcune un po' più scure. Io la metto in combo con una matita pastello di Neve Cosmetics, questa è nella colorazione 203 Marmotta. La metto perché sinceramente mi sono abituata a mettere le tinte labbra con la matita, mi sembra che siano un po' più confortevoli. Io questa tinta labbra già l'ho messa da sola, l'ho messa con la matita, è per questo che la provo con la matita, perché mi sembra più comoda da tenere. Comunque sia, non ne ho testato la durata, perché comunque sono uscita 2 ore e poi l'ho tolta, perciò la testerò con voi oggi per la prima volta per un'intera giornata. Vado ad applicare prima la matita. Allora, non l'ho applicata in modo perfetto, perché comunque non voglio creare un doppio fondo in modo tale che falsi il colore della tinta. Voglio solo crearmi una base, quindi ho fatto solo il contorno labbra e ho giusto picchiettato un po' al centro per non creare proprio uno stacco molto forte. E adesso vado a applicare la tinta. Questo è il risultato con un primo strato della tinta. Si vede solo giusto un po' il contorno della matita, in quanto la matita è un po' più sul rosa, questa è un po' più sul marroncino. Adesso faccio asciugare qualche secondo e dopodiché applico un secondo strato, però non in modo molto uniforme, più che altro sulle zone in cui si vede ancora un po' la matita. Allora, qui l'ho messa un po' con i piedi, quindi magari dopo me la vado un po' a sistemare solo il contorno labbra. Comunque, volevo dirvi una prima impressione su questa tinta, in realtà prima, non tanto prima perché comunque già l'ho applicata precedentemente, però volevo dirvi qualcosa riguardo alla tinta. È molto scrivente, nel senso scrive abbastanza bene, il colore è pieno. Bisogna fare più di una passata, perché in realtà naturalmente essendo una tinta e quindi essendo liquida, qualcosa quando metti un primo strato, poi ne metti un secondo, magari si porta via un po' del prodotto messo in precedenza.
Come effetto mi piace perché mi piace l'effetto molto riempito. Io poi ho anche un'altra tinta NYX Lingerie con le, nella colorazione Teddy. Magari poi se volete vi faccio un altro test and tell su quello. Nel frattempo sono passati 6 minuti perché se non sbaglio erano i 55, sono le 10:01. Io metto in pausa il video, faccio qualcosa, adesso vado un po' a sistemarmi diciamo le cose da studiare, sistemo un po' la borsa e altre cose e ci torniamo dopo con appunto la tinta labbra. Allora, rieccomi qui a farvi vedere l'aggiornamento della tinta labbra. In realtà questo è l'ultimo spezzone che vedrete. Sono le 17 in punto e in realtà dovevo avere la tinta molto meno tempo, nel senso che dovevo struccarmi prima, però per varie faccende che sono accadute l'ho ottenuto il trucco un altro po'. Adesso non so se dovrò uscire per fare una cosa o meno, perché qui è nevicato quindi non si sa bene se appunto potrò uscire. Comunque sia, preferisco struccarmi almeno le labbra se esco. Comunque, come potete vedere, spero che potrete vedere bene, la condizione della tinta è ottima, direi. Naturalmente non perfetta, perché comunque sono passate un po' di ore, se non sbaglio erano le 10 quando l'ho messa, poco prima delle 10, e sono comunque le 5, sono passate 7 ore e ha tenuto bene per quello che comunque ha subito, tra virgolette, perché ho mangiato, ho bevuto, avete visto dalle ispezioni precedenti che dopo aver messo la tinta non sono nemmeno più uscita perché qui è nevicato tantissimo e ho fatto una sottospecie di merenda, cioè ho sgranocchiato due patatine, poi ho pranzato, ho mangiato la pasta che però non vi ho fatto vedere, poi ho mangiato la salsiccia con il contorno di pomodori, quindi era molto oleoso il piatto. Ho mangiato però prima di pranzo un pezzo di avocado e dopo pranzo ho mangiato la frutta, un bacio, perugina, un cioccolatino e ho bevuto del caffè. Ho bevuto l'acqua durante il pranzo, ho bevuto il caffè, quindi questa è la condizione della tinta. Spero che riuscite a vedere molto bene, magari non so, mi avvicino un po'. Praticamente è integra, naturalmente manca un po' solamente al centro, mi vedo anche io nel frattempo così vi dico bene, manca solamente proprio qui, più che altro si vede che è scolorita un po' al centro, però è proprio uniforme il modo in cui è andata via, nel senso che non si vede lo stacco brutto, qui scuro, il colore pieno e dentro il colore del tutto assente, quindi non è andata via in questo modo bruttissimo che a me non piace. Sarà anche perché forse ho applicato prima la matita, però io non l'avevo già testata per così tante ore, perché vi ho spiegato che quando l'ho messa le altre volte l'avevo tolta dopo massimo 2-3 ore, non l'ho tenuta mai molto tempo come oggi, quindi posso dirvi che dura tanto. Tra l'altro posso dirvi anche che è molto confortevole, a differenza di un'altra tinta nude che ho, che è la Velvet Ink di Mulac, quella mi si sgretola e mi fa le labbra molto secche, che non posso parlare, cioè non posso fare questi movimenti perché mi sento le labbra che si sgretolano, praticamente
praticamente. E, invece così sembra che io non abbia niente sopra. E sembra che non abbia nemmeno il rossetto, cioè non sento le labbra pesanti che stanno sgretolando, le sento molto molto normali. L'unica, forse perché proprio l'unica cosa che vedo è che naturalmente non, le labbra non sono asciutte, le sento sempre un po' bagnate, un po' umide, però almeno sulle dita non trasferisce. Adesso mi ha trasferito solo poco poco perché ho preso dall'interno, però sul tovagliolo mentre ho mangiato un po' ha trasferito, quindi sono sincera. Nonostante ciò mi è piaciuta moltissimo e davvero io do un voto molto alto. Questa è nude, cioè molto molto nude. Poi ho anche un'altra che si chiama Teddy, che se volete vi swatcho, vi faccio vedere, vi faccio un test mentale su quella che è un po' più scura e magari con quella si vede un po' di più la differenza dopo un bel po' di ore. E comunque di questa sono molto soddisfatta perché, come potete vedere, ho mangiato, bevuto, ho fatto tantissime cose, ho baciato tantissimo mio fratello e non è andata per niente via. A proposito dei test and tell, volevo dirvi una cosa molto breve, non starò qui a fare un discorso molto lungo, però ci tengo a dirvelo e sono molto sincera, non volevo fare un video a parte perché mi sembra una presa in giro, cioè proprio un modo per monetizzare video, quindi prendermi soldi, che tra l'altro, cioè, non è che sono tantissimi, però monetizzare su discussioni che fanno altri youtubers a me non piace fare così, quindi volevo solo fare una piccola precisione perché per chi vede i miei test and tell magari interessa, insomma, chi vede questi video interessa. Quando io ho fatto il primo test and tell su la tinta di Wycon, appena iniziato il video vi ho detto che io mi sono ispirata per il test and tell al video di Eleonora The Lady, a cui mando un grosso bacione, che saluto e che ammiro tantissimo perché mi piace davvero tanto. E io ho detto, diciamo, ci ho tenuto a precisare il fatto che mi fossi ispirata a lei. Dopo qualche tempo fa lei ha fatto un video in cui si lamentava che molti, diciamo, avessero non tanto preso ispirazione ma aver copiato spudoratamente i suoi video, i test and tell, compreso il titolo del video, compreso la modalità del video. Io mi sento presa in causa perché lei ha detto appunto che ha visto molti video su YouTube cercando test and tell. E forse è comparso anche il mio video perché ha molte visualizzazioni, più di 5.000 visualizzazioni. Io volevo solo chiarire questa cosa, che non ho voluto copiare, nel senso, quando faccio video cerco di essere originale. Per il test and tell mi sono ispirata a lei, l'ho detto, perché mi sono piaciuti molto, quindi appunto perché mi sono piaciuti ho voluto riproporre anch'io questa idea. Però la mia idea non è mai di copiare del tutto l'idea dell'altra persona, perché mi sembra scorretto, perché non mi sembra giusto. E comunque vorrei precisare il fatto che comunque su YouTube tutto ritorna e che comunque le idee sono quelle. Magari cambia il titolo, cambia un po' il modo di montare un video, però alla fine è sempre quello il discorso. Quindi volevo solo dire che mi sono solamente ispirata a lei e che non era la mia intenzione copiare spudoratamente. E niente, bene così. Comunque sia, appunto non volevo fare un video molto grande su questo, volevo solo precisare una cosa. E spero che questo test vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio a Eleonora se vede questo video, e vi aspetto al prossimo video. Ciao!